Per conoscere meglio il Neolitico andiamo in Turchia. Prima presenteremo l'argomento della nascita dell'agricoltura e delle prime forme di allevamento, e poi visiteremo un posto davvero straordinario. Partiamo! Già alla fine del Paleolitico, l'uomo aveva imparato ad addomesticare il cane e ad allevare pecore e capre che si erano avvicinate alle prime comunità. Nonostante ciò, l'uomo non abbandonò del tutto il suo essere nomade. Con il tempo, però, i cacciatori cominciarono a catturare animali grandi e poco aggressivi, e a rinchiuderli in recinti per averne la carne sempre a disposizione. Nacque così l'allevamento, che portò una serie di importanti miglioramenti nella vita dell'uomo. Infatti, gli animali più grandi, come tori, mucche e onagri, si rivelarono molto utili per il lavoro agricolo, mentre altri fornivano carne e latte che permisero all'uomo di variare l'alimentazione. Inoltre, gli animali offrivano anche pellame, tendini e ossa per abiti e nuovi utensili. E adesso parliamo dell'agricoltura. La scoperta dell'agricoltura probabilmente fu casuale. Le donne, più attente ai cicli naturali delle piante perché raccoglitrici, si accorsero che dai semi caduti su terreni bagnati germogliavano delle piantine. Provando a interrare alcuni semi, diedero vita ai primi orti. L'agricoltura si diffuse inizialmente nelle regioni dove il clima era mite e il terreno fertile grazie alla presenza di importanti fiumi. L'uomo diventò sedentario e con le nuove tecniche per levigare la pietra, riuscì a realizzare strumenti più complessi e sempre più efficaci per la nascente pratica dell'agricoltura. La zappa veniva usata per rimuovere il terreno e renderlo adatto alla semina. L'aratro, la cui punta era una lama di pietra, serviva per tracciare i solchi sul terreno per la semina. In principio era trascinato dall'uomo, in seguito si usarono i buoi. Il falcetto serviva a tagliare le spighe. Per ottenere la farina, i cereali venivano schiacciati in un piatto di pietra con un ciottolo levigato. Nacque la prima macina. Ed ora ascoltiamo Zahira, la nostra guida che ci presenterà la meravigliosa antica città di Çatal Uyuk. I cambiamenti di questo periodo sono graduali, ma determinanti. L'aumento della popolazione fa sì che i villaggi si ingrandiscano, e diventino città vere e proprie. Il cibo e i manufatti artigianali vengono prodotti in abbondanza anche per essere scambiati. Questo delicato passaggio è ben rappresentato da una delle città più antiche del mondo, Çatal Uyuk. Çatal Uyuk, il cui sito archeologico si trova oggi in Turchia, risale al 6500 a.C. Gli storici non sono concordi se considerarla un villaggio oppure una città. Ma l'alto numero dei suoi abitanti dà valore alla seconda ipotesi, circa 6.000. Un numero elevatissimo per quell'epoca. Il fatto che buona parte della popolazione fosse dedita all'agricoltura e all'allevamento e che mancassero grandi edifici, dà ragione però a chi la considera solo un grande villaggio. Probabilmente la verità sta nel mezzo. Çatal Uyuk potrebbe rappresentare semplicemente una fase di passaggio dal villaggio alla città. Le case di Çatal Uyuk erano fatte di mattoni di argilla, che venivano cotti al sole e tenuti insieme da un miscuglio di cenere, terra e ossa tritate. I tetti erano piatti, e sopra di questi si svolgevano gran parte delle attività domestiche. Tra una casa e l'altra, non c'erano strade, e a livello del suolo, non c'erano porte. Per questo motivo, vi si accedeva da portelli collocati sui tetti, e si utilizzavano scale a pioli. Ciò assicurava la difesa della comunità da eventuali attacchi esterni. Ciascuna abitazione era divisa in due stanze, in quella più grande si trovava un focolare centrale, e un forno per cuocere il pane. In quella più piccola si conservava il cibo. Il santuario serviva a celebrare il culto della Dea Madre. Nel santuario, ma anche nelle singole abitazioni, si trovavano numerose teste di toro dipinte, oppure ricavate dall'argilla. Tra una casa e l'altra c'erano dei cortili, usati come stalle per capre e pecore.